Sicuramente l'elettrificazione è la chiave per la decarbonizzazione. In tutti quei settori in cui ciò è possibile, la soluzione di impiegare il vettore elettrico risulta vincente. Ma non in tutti i settori è possibile. Abbiamo per esempio nell'industria una quota di consumi industriali cosiddetti hard to abate che non sarà possibile aggredire con l'elettrificazione. Allora pensiamo a dei combustibili alternativi, all'idrogeno in particolare, per raggiungere alte temperature. Anche nei trasporti una completa elettrificazione è molto lontana nel tempo, quindi è necessario spingere sulle vetture elettriche, sulle infrastrutture di ricarica in tutto il paese, ma è anche giusto dire che ci saranno ancora per lungo tempo auto a combustione interna, però alimentate con combustibili innovativi. Anche in quel caso pensiamo a soluzioni che passano dall'idrogeno piuttosto che dai biocombustibili. Infine, uno sforzo grande è necessario nei settori civile, domestico e terziario. Pensiamo a tutte le misure messe in campo come il super ecobonus, che ci permetteranno di, da un lato, migliorare la prestazione energetica degli edifici e dall'altro impiegare in maniera quasi esclusiva il vettore elettrico anche in quei settori.